partecipare alla presentazione di questo prezioso libro che lui ha scritto. Sono stata onorata innanzitutto come amica e mi ritrovo nei ringraziamenti all'interno del libro. E poi sono stata particolarmente colpita dal fatto che io conosco Carlo da molto tempo e riflettendo su tutto il suo percorso con noi, con l'associazione Luca Coscioni, posso dire che Carlo è l'esempio tipico di chi con l'associazione Luca Coscioni lavora. Lui da un'esperienza tragica, e poc'anzi è stato detto, un'esperienza della propria famiglia, suo fratello, ne ha fatto una personale lotta, dal corpo, una rivendicazione di diritto, dal corpo dei malati al cuore della politica, il nostro detto. Carlo, con la sua battaglia, è l'esempio tipico delle nostre battaglie. Qui in platea c'è seduta Mina Welby, ci sono rappresentanti del Partito Radicale, e quante volte noi abbiamo utilizzato questo strumento personale nel fare politica, per Giorgio Welby, Luca Coscioni e tutti quei Luca Coscioni che sono sparsi in tutta Italia, che sono l'esempio di situazioni personali che purtroppo non trovano spazio in un'agenda politica, perché c'è il tema più importante, perché sono temi non graditi alla politica, perché diventano temi eticamente sensibili mentre sono diritti civili. Carlo, oltre a essere un amico, è una persona molto importante nella nostra associazione, oltre a portare avanti delle battaglie con noi, si occupa della newsletter, è sempre attento, è sempre di sprono. E con noi è sceso in piazza, con noi per gli altri, ha fatto degli scioperi della fame, ha manifestato contro quello che era il disegno di legge Calabrò, quindi noi abbiamo cercato di partecipare anche coinvolgendo la cittadinanza con un'iniziativa Io Emendo, dare la possibilità ai cittadini di proporre un emendamento a quella cattiva legge che era completamente da cancellare, per fortuna si è arenata nel Senato. Prima è stato parlato dei testamenti biologici, noi abbiamo promosso il testamento biologico, che non è vero che non ha alcun valore, anzi è opponibile, è perfezionato nel modo migliore per consentire al fiduciario di agire anche concretamente nel richiedere cartelle cliniche, nell'agire in giudizio per la persona che non può più esprimere la propria volontà. I cittadini italiani si sono espressi, e l'abbiamo visto tramite le varie indagini fatte in tutta Italia, sono per l'eutanasia, sono per il rispetto all'autodeterminazione, quindi su questi temi il dibattito è stato procurato, c'è stato. Io mi ricordo lo scorso anno con la campagna per il 5 per 1000, noi lanciammo un video in cui un malato in modo pacato diceva che nella sua vita aveva scelto tutto, aveva avuto la possibilità di prendere decisioni importanti e non si rendeva conto perché gli era negato il diritto ad affermare i propri diritti di autodeterminazione, a scegliere come morire nel momento in cui aveva una malattia, in quel caso era un malato terminale. Oggi ho letto i giornali, ho visto che sulla campagna che pro eutanasia in Francia con Sarkozy c'è scritto eutanasia shock. Non deve essere più uno shock, ma una decisione in affermazione dei propri diritti. Purtroppo il nostro paese sembra che solo nella parte politica non è pronto a prendere queste decisioni. Ci sono grandi slogan nel momento in cui ci sono disegni di legge da approvare e poi dopo non se ne parla più. Oppure si cercano posizioni conciliate, l'abbiamo visto come ad esempio con il Partito Democratico, sulla legge 40 o in materia di eutanasia.
Il libro di Carlo è particolarmente importante perché è una sorta di vademecum. Io l'ho letto con attenzione e andrebbe utilizzato proprio come ABC per la conoscenza. È un modo di procedere sensato, conoscere per deliberare. Il libro di Carlo in questo senso fa una panoramica anche nei confronti di quelli che sono i paesi che a noi sono vicini, non troppo lontani nella comunità europea, e ci porta anche a pensare che per ottenere leggi liberali e rispettose dell'autodeterminazione basta intrattenere rapporti di trasparenza tra Stato e popolo sovrano. Lo Stato paternalista che vuole imporre una legge ai propri cittadini e decidere per i cittadini non è una forma di democrazia. Dare la possibilità con leggi di poter affermare la propria volontà appartiene a uno Stato che dovrebbe essere del terzo millennio. Ho concluso, grazie.